sono spariti tutti gli eventi. Sì. Si parla solo di coronavirus, ci sono degli argomenti non trattati che secondo me e gli altri sono importanti. Per esempio l'argomento dei consigli comunali, cioè il fatto che la giunta viene eletta solo da una parte della cittadinanza, il consiglio comunale è la rappresentanza di tutta la cittadinanza, ma il consiglio non si riunisce, il mio comune non si sta riunendo da 3 mesi, quindi le giunte operano. Ti do subito una notizia. Giovedì finalmente il Consiglio Comunale di Milano si riunirà via web, e finalmente potremo avere modo di proporre la nostra ricetta di come riaprire la città nella fase 2 al sindaco. Devo dire che personalmente avevo scritto il documento di Forza Italia, un ordine del giorno che era datato 26 febbraio, pensa, non è mai stato discusso. Abbiamo avuto tre consigli prima che i lavori si interrompessero e, ahimè, il sindaco venne solo una volta in consiglio comunale, nemmeno il primo giorno utile. Mi ricordo, stavamo discutendo del bilancio, avevamo una seduta il mercoledì, una il giovedì, lui venne il lunedì successivo. Quindi, insomma, noi abbiamo fatto proposte solo tramite giornali, devo dire che qualcuna è stata accolta, qualche altra verrà discussa a partire da giovedì. Speriamo che il sindaco ci ascolti e che dia spazio all'opposizione, perché il consiglio, come hai sottolineato tu, è un organo fondamentale nella vita politica, amministrativa e sociale di una città come Milano. Figurati in un periodo come questo, insomma. Meno male che i lavori riprendono. Abbiamo fatto delle commissioni, sono un paio di settimane che lavoriamo via web. Se posso permettermi, io parlo, lo sai, a ruota libera, commissioni che in alcuni casi si sono rivelate delle lodi per l'operato del Comune di Milano, e da un'altra parte, seppur in maniera senz'altro più minore, diciamo, di accusa contro Regione Lombardia. Fortunatamente in una commissione hanno anche accolto la nostra richiesta di ascoltare, di audire il direttore generale di ATS Milano, il dottor Bergamaschi, che ha smontato tutte le fake news che molti del centro-sinistra hanno e stanno portando avanti un po' per macchiare l'operato di Regione Lombardia, che sicuramente non è privo di errori, ma come tu ben sai, solo chi non fa non sbaglia. Sì, purtroppo però c'è chi fa e sbaglia. C'è chi fa che sbaglia, poi ci saranno delle valutazioni. Noi, come sai, crediamo, siamo garantisti al 100%, crediamo nell'operato della magistratura, quindi ci sono già degli indagati, quindi aspettiamo. Oggi c'è stata un maxi blitz al Pio Albergo Trivulzio, dove sono stati sequestrati migliaia di documenti. I magistrati faranno le loro indagini, dopodiché ci saranno i colpevoli. Di certo i colpevoli non li possono trovare Maiorino, Maran, Granelli, Sala, La Rozza, La Roggiani, Bussolati, tutti questi personaggi che ricorderai bene che all'inizio della pandemia avevano lanciato il claim Milano non si ferma, avevano minimizzato. C'è chi addirittura aveva intervistato la virologa Gismondo, che diceva che era poco più che un'influenza. Dicevano che si facevano troppi tamponi, adesso dicono che bisognerebbe farne di più. Insomma, un continuo attacco, anziché lavorare in maniera unita, bisogna
rispondere alle polemiche, potremmo impegnare il nostro tempo in altre attività. Io su questo io sono ossessionato da una cosa. Ammettiamo che nel Pio Albergo Trivulzio ci sia stato un disastro totale. Scusatemi, mi guardo in telecamera. Purtroppo lo stesso problema del sindaco, con tutti Del i Presidente della barbieri Repubblica. chiusi, sono un po' spettinato, come dire, mi stanno ricrescendo i capelli, però. Poi torniamo sull'attività consiliare, però Sì. questo riguarda. Ammettiamo che nel Pio Albergo Trivulzio ci sia stato un disastro epocale. Ma è possibile che si siano accorti adesso che un direttore generale nominato. Io mi fermo a quello che dice il sito del Pio Albergo, Trivulzio. Il Sì. direttore generale nominato dalla regione e dal sindaco. Sì. Su 5 membri del Consiglio generale, 3 sono del comune. Adesso scopriamo che della gente sono lì gratuitamente, io credo che qualcosa prendano. Sicuramente. Scopriamo che di fronte, cioè in una casa di riposo, l'ambito sanitario non è secondario, perché generalmente non ci vanno degli atleti nel massimo della carriera, ci vanno, Certo. che se arrivano lì qualche problemino ce l'hanno. Scopriamo che ci sono 3 consiglieri del consiglio di indirizzo che sono lì. Ma queste cose non c'entrano nulla con la gestione sostanzialmente, se non c'entrano con la gestione sanitaria, ma quando li hanno nominati non lo sapevano. Questo è un tema che senz'altro ti ringrazio di aver sollevato, perché è una delle accuse che appunto ci vengono rivolte alla Regione Lombardia, il fatto che non abbia controllato. Però, come dici giustamente tu, le nomine vengono fatte in accordo. Ti dirò anche che, ad esempio, per quanto riguarda il Golgi Radaelli, che è un'altra clinica, un'altra RSA, partecipata sia da Comune sia da Regione Lombardia, ebbene il direttore generale anche in quel caso doveva essere nominato da Regione Lombardia, e il sindaco Sala si è opposto, è stato trovato un altro nome che potesse andargli bene. Quello che invece non è stato fatto per il Pio Albergo Trivulzio, quindi tu hai perfettamente ragione, ci sono i consigli di amministrazione, ci dovrebbero essere i controllori, non solo i revisori, ma anche all'interno dei consigli di amministrazione, e se c'è qualcosa che non va, evidentemente lo devono dichiarare, non aspettare che o incrociare le Immaginiamo dita. lo scenario opposto. Adesso mi dice Fontani che non riesce a entrare. Come non riesce? Prova dal computer. Prova dal computer. Arrivata Francesca Fontani. No, mettiamo lo scenario opposto, che invece la gestione è stata perfetta. Io, se fossi uno dei nominati, mi sentirei un po'. Mi sentirei un po' buttato giù, come dire, hai detto che non conto niente, invece io avevo gestito bene le cose. Ah beh, certo, anche questo. Il caso vuole che nessuno degli amministratori nominati dal Comune di Milano abbia aperto bocca, quindi non ci sono state dichiarazioni. Il presidente è una figura così, che c'è solo sulla carta, esiste o non esiste. Sta di fatto che senz'altro, se ci sono state delle responsabilità, non si scappa, insomma, è giusto che ci siano trovati i responsabili e che paghino per gli errori commessi. Però io credo, appunto, siccome c'è un consiglio di amministrazione, non è che ci si può lavare le mani e dire no, è tutta responsabilità della regione, ma di cosa stiamo parlando? È evidente che l'ente Regione Lombardia dà delle linee di indirizzo, ma poi ci sono gli enti gestori, come nel caso dei privati, perché ricordiamo che agli amici che ci seguono da casa, che il Comune di Milano ha 5 case di riposo date in gestione a terzi. Quindi è evidente che lì che cosa è successo? I problemi ci sono stati anche alla RSA dei coniugi, piuttosto che a quella di Via Panigarola.
Allora, se ci sono stati delle responsabilità, non è che uno se ne lava le mani e dice no, la responsabilità è dalla regione, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, la regione dà delle linee di indirizzo, come è stato fatto, è stato dimostrato, sono state snocciolate una serie di delibere, 20 delibere dall'inizio dell'emergenza. E quindi se vengono date delle linee, viene dato un protocollo e poi questo non è rispettato, non viene seguito dall'ente gestore, è evidente che c'è una responsabilità soggettiva di chi ha sbagliato. Ma questo, ripeto, non è che lo decide Maiorino chi ha sbagliato. Si guarderanno le carte, sono stati degli errori, sì, senz'altro. Se ci sono stati tutti quei morti, un problema c'è stato senz'altro. Non mi pare però che nel resto d'Italia, anche in Emilia-Romagna, cioè nessuno parla di Piacenza. Piacenza ha un numero di contagiati, la provincia di Piacenza ha un numero di contagiati superiore rispetto a quello della Bergamasca. Eppure nessuno dice niente. Cioè, ci sono stati, è chiaro che io non voglio puntare il dito, voglio dire no, ma loro hanno fatto peggio. Si è sbagliato, si sono commessi degli errori, è un'emergenza epocale che probabilmente è stata gestita male anche per scarsa comunicazione, insufficiente comunicazione da parte della Cina, il paese dove è esplosa l'epidemia. Si è cercato di far fronte come meglio si poteva. Mi pare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia riconosciuto il modello lombardo di gestione dell'epidemia. Mi sembra che in Spagna, scusate, chi arriva ai pronto soccorso viene buttato per terra nei corridoi. In America ci sono talmente tanti morti che devono scavare le fosse comuni, quindi è un problema che riguarda tutto il mondo, perché i numeri sono talmente elevati e sicuramente anche molti nascosti di cui non ne conosciamo, si parla di un numero superiore 5-10 volte, è evidente che come si fa a gestire una cosa del genere quando è imprevista e imprevedibile? Allora, vediamo se si sente. Prova a parlare, Francesca Pontani, prova a parlare. La Sentite? se senti Francesca Pontani? Mi sente? Io sento lui, non so se lui sente me. Sì, io sento. Ok, lo facciamo, lei non riesce a entrare, allora ho messo il viva voce. Quindi, allora, hai fatto un primo intervento tu. A questo punto, lei è consigliere di Italia Viva a Monza, anche lei. Buonasera, benvenuta. Buonasera, Lui altrettanto. De Chirico, siete tutte e due consiglieri di opposizione di due parti politiche diverse perché a Milano c'è Sala e invece a Monza c'è Allevi. E quindi vuoi raccontarci la tua esperienza di consigliere d'opposizione? Io ponevo il problema all'inizio serata che per il consigliere d'opposizione è ancora più pesante la situazione in cui è difficile fare i consigli comunali perché mentre quello di maggioranza ha un rapporto con la giunta, a volte e chi è all'opposizione che rappresenta un pezzo della città, perché il consiglio rappresenta tutta la città, mentre la giunta rappresenta una parte, Certo. è in difficoltà in questo momento perché non può svolgere la sua funzione. Io parlo anche a nome del resto dell'opposizione, dove c'è anche il Partito Democratico e delle liste civiche 5 Stelle. Abbiamo avuto molti problemi a cominciare a fare nel primo consiglio online, lo faremo la prossima settimana, quindi parliamo del 23 aprile, e teniamo conto che siamo chiusi dal 23 febbraio, voi capite che sono passati quasi 2 mesi. Comunale non è stato chiamato a esprimersi e questa la trovo una cosa secondo me gravissima e antidemocratica. Siamo stati noi a richiedere, prendendo appunto dall'esempio di Milano e di altri comuni, il fatto che si potessero fare comunque consigli comunali online e anche delle commissioni. Abbiamo chiesto urgentemente come opposizione la prima commissione in assoluto, che è stata proprio quella sulla RSA, perché anche a Monza ci sono dei dati che non vengono più che altro specificati e questa mancanza di trasparenza, senza magari pensare che ci sia qualcosa del male, ma quando non c'è trasparenza le persone
hanno paura, non capiscono, soprattutto i parenti a cui magari è vietato vedere giustamente per una questione di sicurezza i propri parenti. Quindi abbiamo chiesto questa commissione. Nel frattempo noi come diciamo consiglieri di opposizione non ci siamo fermati, abbiamo fatto delle interrogazioni, ma soprattutto abbiamo fatto delle proposte, questo ci tengo a dirlo perché in un momento così occorre lavorare insieme, occorre fare delle proposte che siano un beneficio per la città. E noi abbiamo cercato di dare delle proposte che in parte, anche se non ufficialmente, sono state accolte, nel senso che non è che il sindaco ha detto faccio questa cosa grazie all'opposizione, però ad esempio l'ha fatta come la creazione di un fondo per la, diciamo, un fondo per il Covid, per le comunale, aperto con un conto corrente, tipo quello anche che è stato fatto a Milano. L'altro giorno ha lanciato una petizione e una raccolta firme durante i giorni di Pasqua, che hanno visto tantissime persone firmare, di schieramenti completamente diversi, quindi la società civile, per esempio perché a Monza vengono fatti dei fuochi per San Giovanni che si tiene il 24 maggio, che costano però 100.000 euro. E noi abbiamo chiesto come opposizione, e poi appunto mi sono dovuta fare io per lanciare anche una petizione online, di togliere questi fuochi, anche se è una tradizione importantissima, prima perché sono un costo esagerato, secondo per rispetto di chi è morto, dei parenti che hanno perso delle persone, e devolvere, diciamo, questa cifra a questo fondo, diciamo, di aiuto per i nostri concittadini. Ci stiamo dando da fare, abbiamo fatto un sacco di proposte, anche per quanto riguarda i buoni spesa avevamo fatto delle proposte, le avevamo inviate al sindaco. Però voi capite che mandare della carta è diverso che guardarsi negli occhi. Se posso dire una cosa, su certe scelte mi sarebbe piaciuto che il sindaco Allevi ci avesse consultato, proprio per lo spirito di collaborazione che noi dell'opposizione a Monza abbiamo cercato di portare avanti. Questa cosa non è avvenuta e quindi se la gente dice usciremo tutti migliori, io non ci credo, perché poi sarà la possibilità di lavorare insieme per il bene cittadino e non è stato fatto. E soprattutto io dico su scelte importanti che riguardano la città, perché il Consiglio Comunale rappresenta tutti i cittadini, non solo chi ha votato il sindaco Allevi. Ecco, io spero di essere stata, la fatica è tanta, ma non ci fermiamo, siamo dal gruppo di opposizione. Quello che posso dire è che abbiamo fatto anche delle interrogazioni, dei comunicati insieme, e questa cosa non era mai successa, perché ognuno, diciamo, magari faceva la propria interrogazione, invece abbiamo fatto anche le proposte portate al sindaco, sono state firmate da quasi tutta l'opposizione, io vedo e penso che questa sia una cosa molto bella, non perché l'abbiamo fatta noi, ma come contesto, ecco. Mi sarebbe piaciuta una maggiore condivisione sui problemi della città, come come la distribuzione delle mascherine, anche distribuirle, i buoni spesa, i criteri con cui dare questi buoni spesa, la cifra, perché Allevi ha scelto di dare 100 euro al mese al monoparentale, che vuol dire 25 euro alla settimana, che trovo. Poi lui ha fatto polemica sul sito istituzionale dicendo che i soldi dati dal governo erano accetti. Ecco, io trovo che utilizzare il sito istituzionale di un comune che rappresenta tutti i cittadini sia una cosa bruttissima, ma tant'è, non abbiamo potuto esternare, perché il primo consiglio comunale, ripeto, sarà il 23 aprile, due mesi dopo il 23 febbraio, in cui era stato, diciamo, deciso l'emergenza. Una domanda, in attesa che qualcuno, cioè, se qualcuno vuol fare delle domande, farà. Però in attesa di questo, una domanda a tutte e due, a livello regolamentare, nel regolamento del Consiglio Comunale non mi pare che ci sia la possibilità di farlo online, quindi come vi regolamentate? No, no, cioè, credo adesso mi sfugge, ma c'era un riferimento normativo, perché nel DPCM, adesso non mi ricordo quale sia Conte, c'è un riferimento proprio al Consiglio Comunale online, c'è la possibilità di tenere commissioni, forse proprio il primo in assoluto, quello del 31 gennaio. Lo so perché ho chiesto questo riferimento a un consigliere di maggioranza di Milano e mi ha dato, ed è quello con cui abbiamo potuto chiedere la possibilità di fare i consigli comunali. Cioè proprio nel decreto, uno degli ultimi decreti usciti. Non ti so dire se fuori del 31 gennaio. Sì, tanto ne sono usciti tanti, per cui è difficile starci dietro. Infatti, però c'è, cioè, è normata questa cosa. Okay. De Chirico conferma?
Il nostro Presidente del Consiglio ha emanato, diciamo, delle direttive proprio per regolamentare meglio sia le commissioni che il Consiglio. Vorrei tranquillizzare la collega che anche a Milano non è stato dato assolutamente spazio all'opposizione, anzi, molto spesso sono state prese le nostre proposte e fatte proprie senza dire nemmeno un grazie, ma ci sta. Noi non abbiamo fatto, io personalmente non ho fatto interrogazioni perché ho preferito da subito utilizzare un profilo molto collaborativo, quindi sento gli assessori, se ho qualche domanda in particolare, gliela rivolgo per telefono, WhatsApp o mail, qualcuno mi risponde, qualcun altro no, però devo dire che ritengo superflue le interrogazioni in questa fase proprio per avere perché credo che l'approccio sia quello, se non sento un ritorno. No, nel senso che io ad esempio consigliera comunale, anche se di opposizione, sono stata bannata dal profilo Facebook del sindaco e il nostro sindaco ha deciso di comunicare alcune questioni importanti come Ah, vabbè, stavo parlando, grazie. No, scusa, sto facendo casino io. Sto facendo casino io perché ogni tanto apro di là la diretta Facebook perché si vedono meglio i commenti e quindi parte il ritorno. È il bello della diretta Facebook. No, no, scusate voi. Quindi. No. L'altra volta abbiamo fatto la prova e funzionava tutto. Tutto. Naturalmente, adesso che si fa quello sul serio, tu non riesci a collegarti. Alessio Alberti vedo lo schermo nero, per cui magari adesso chiudo e gli telefono così sentiamo anche la sua. Tu hai. Termina il tuo intervento. No, no, fa niente, no, non mi ricordo cosa stavo dicendo, però vedo Gianni, dietro di te c'è un quadro con un ragazzo Mio con i fratello. pantaloni. Ah, è tuo fratello, ok. Mio fratello, da piccolino. Vedevo, mi sembrava un po' in stile Balilla, diciamo, magari trascorsi, ce lo tenevi nascosto. No, dicevo, massima collaborazione da parte mia fino a un certo punto, perché comunque eccolo lì. Ecco, per massima collaborazione, poi abbiamo visto che comunque, nonostante le mail al sindaco, da parte sua non ci sono state risposte, quindi abbiamo iniziato ad attaccare anche noi, perché non è che siamo improvvisati o comunque non abbiamo mai fatto politica. Ci sarebbe piaciuto, e lo dico veramente da uno che ha scritto un documento 2 giorni dopo che è scoppiata la pandemia in Italia, mi sarebbe piaciuto poter collaborare in maniera più trasparente, più collaborativa dall'inizio. Purtroppo non è stato così e ripeto, anche certe commissioni un po' fatte come se fossero state il Tribunale del Popolo, ecco, quello mi ha un po' infastidito, ma vabbè, è la politica, si preferisce buttarla in caciara piuttosto che affrontare i temi in maniera concreta come vorrebbero i cittadini, come ci chiedono i cittadini. Allora, adesso anzi, facciamo una prova per vedere se adesso Alberti si vede. Non sento più niente, io non ti sento più. Facciamo così, va. Allora, stasera va così. Sempre. Saluto io, lasciamo lo spazio No, alla mia allora faccio, esperta. cioè adesso poi ti posso richiamare dopo se ci sono delle domande. Sì, non c'è problema, Ti assolutamente, chiamo va perché ti benissimo. devo lasciare perché così chiamo Alberto. Alberti Grazie invece. mille e grazie anche al collega. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci Francesca, dopo. Buon lavoro, grazie. Io intanto leggo un commento, leggo di Guido Sgarbi.
Ma sono arrivato tardi, è una discussione molto circostanziata, però il crucifige per Fontana ci sta, l'assurdità di chiedere alle case di riposo di prendere dei pazienti Covid-19 l'ha fatto la regione, però qui punto al problema di De Chirico, che la regione dice, ma io non ho mandato i pazienti in mezzo agli altri, ma ho chiesto alle RSA che avevano degli spazi a parte, strutture separate. Strutture separate di farlo, quindi questa è la versione della regione. Sembra... No, questa è l'ordinanza che viene emanata dalla Regione Lombardia, non è che è un pourparlè, cioè è un documento ufficiale che vale come legge, cioè, poi è chiaro che se qualcuno preferisce dire che li hanno buttati in corsia dove c'erano novantenni messi lì con le loro patologie, no, non è così. Poi, ripeto, magari, anzi, senz'altro sono stati fatti degli errori, poi... Finisco il commento. E sembra il più delle case di riposo si è rifiutata, quindi dice lui stesso se si sono rifiutate perché non c'era un obbligo a farlo. Esatto. La gente infilata al tributo a controllare e che non controllo, siamo in Italia, saranno i soliti trombati parcheggiati lì per dargli un obolo. Questo si prende. Ha detto, poi qui sta andando sul giudiziario su queste cose. Gallera ha detto: partiamo con le querele per calunnia, anche perché si sente le accuse che gli sono state fatte sono pesanti, quindi è giusto che chiunque si difenda. Dobbiamo sorprenderci se non c'entrano con la gestione. Okay. Cioè, hai qualcos'altro da dire su questo? Io? Hai qualcos'altro da dire su questo commento, Alessandro? Passiamo ad Alessandro. Sul discorso dei trombati, detta così in maniera un po' brutale, credo che non è una novità che negli enti partecipati dalle amministrazioni pubbliche vengano messe persone, non è detto che siano necessariamente trombati, ma magari persone con competenze vicine a determinati partiti, e siccome è previsto che gli enti, che le amministrazioni pubbliche nominino delle persone all'interno di questi consigli di amministrazione, è evidente che ogni partito nomina i suoi, non ci vedo niente di sbagliato, la legge è quella, va bene così. Tra l'altro sono stati ridotti i componenti dei vari consigli di amministrazione, qualcuno, come dici, come hai scritto tu Gianni in alcuni post, forse sarebbe il caso di toglierli in alcuni casi, di lasciare magari solo un organo di gestione, un direttore generale, piuttosto che, perché se poi dopo non queste persone se ne lavano le mani non ha neanche molto senso tenerli lì, e hai ragioni, condivido appieno questa tua analisi. Ok, allora, Alessio, prova a parlare. Sì, lo senti? Sì, ti sento. Buonasera Alessio. Lui è Alessio Alberti, buonasera. Consigliere comunale di Tagliaviva di Desio, ma lui, a differenza di te e Francesca Fontani, è di maggioranza. Quindi chiedo di raccontare anche a te in questa fase di virus qual è la tua esperienza in consiglio comunale. Ciao Gianni, buonasera a tutti. Scusate per il ritardo, ma ho avuto un attimino di problematiche e poi anche adesso nella connessione, infatti non mi potete vedere, ma mi auguro che mi sentiate bene. In questi giorni l'attività di consiglio comunale, anche se a rilento e con gli evidenti intoppi che ci sono data la situazione, sta andando avanti. Proprio oggi abbiamo fatto maggioranza, settimana scorsa abbiamo fatto commissione bilancio, adesso ci sarà un'altra commissione questa settimana. Sempre via web? Sempre via web, sì. Utilizziamo strumenti come o Zoom o altri tipi di piattaforme, appunto, che permettano la video call, insomma, di gruppo. E devo dire che finora questi strumenti, che non erano mai stati utilizzati prima per simili evenienze, diciamo, si sono dimostrati assolutamente validi e ottimi, anche per esempio per la visualizzazione, per esempio, di particolari adesso mi sfugge il termine, di diapositive
positiva. Sento male. Mi sentite? Io ti sento bene. Sì, okay. Prova ad alzare la voce. Dicevo che appunto l'attività consigliare sta andando avanti. Settimana prossima avremo il primo consiglio comunale. Appunto. In questo modo, probabilmente il 23, quindi vediamo. Finora, ripeto, la commissione che è stata fatta e alcune riunioni che abbiamo fatto come gruppi consigliari sono andate bene. L'attività sicuramente, ripeto, sta andando di lento, però gli uffici comunali adesso in queste settimane, anche se con un organico ridotto, ma hanno sempre lavorato. Il sindaco e la giunta sono stati assolutamente presenti e hanno portato, insomma, anche spesso la propria voce all'interno delle case dei cittadini con dirette che hanno fatto su Facebook o su altri mezzi. Quindi l'amministrazione, ripeto, stante quella che è la situazione, comunque va avanti con il proprio lavoro, e anche noi consiglieri cerchiamo, diciamo, di armarci come possibile per portare avanti quelli che sono temi naturalmente legati anche alla crisi e all'emergenza coronavirus, ma anche quella, diciamo, che è l'ordinaria amministrazione. Le cose che fate via web, una domanda a tutte e due, poi vanno anche in streaming o rimangono riunioni delle commissioni dove nessun cittadino può assistere? Scusa, ho tolto l'audio a De Chirico perché c'era un rumorino sotto. Chiedo prima a De Chirico, non so se hai sentito la domanda. Sì, l'ho sentita. Ma allora, non ci crederai, ma le commissioni sono state, tra virgolette, private fino a quando è venuto in commissione il direttore generale di ATS Milano a parlare dell'RSA. Sfortuna per gli amici di maggioranza, vuole che il direttore li abbia massacrati perché ha risposto a tutte le obiezioni in maniera impeccabile e i colleghi di maggioranza sono rimasti senza parole, perché pensavano di avere davanti uno dei famosi trombati di cui ha scritto Guido Sgarbi, in realtà una persona assolutamente competente, dove poi tra le altre persone c'è il responsabile della sicurezza dell'RSA, il quale ha detto la responsabilità della sicurezza è mia, e ha raccontato tutto quello che è stato fatto secondo protocollo, che purtroppo in qualche RSA deve essere sfuggito di mano, ma poi ripetiamo, ci sarà la magistratura ad esprimersi. Quindi streaming per il momento c'è stata solo quella commissione. Il consiglio di giovedì mi pare di aver letto in una mail di oggi, mi pare che sarà pubblico, forse su Facebook, sulla pagina del Comune di Milano, credo. Okay. E per Alessio, per quanto riguarda Desio, le vostre, perché faccio questa domanda? Perché è vero che le commissioni non sono di solito mandate in streaming in molti comuni, però è vero che il cittadino può partecipare fisicamente, anche se poi non ci sono le folle. Nel momento in cui la riunione web viene fatta solo tra i commissari, il cittadino non ha più accesso. No. Sì, allora ad esempio le sedute di consiglio comunale sono in streaming, cioè è possibile per tutti i cittadini visionarle e ascoltarle in diretta ormai da 8 anni, e anzi abbiamo da poco cambiato il sistema anche di all'interno del consiglio comunale, appunto per rendere ancora più semplice poi la ricerca dei video dei singoli consigli comunali e dei singoli interventi all'interno delle sedute di consiglio comunale per tutti i cittadini. Dopodiché le commissioni che sono state fatte finora hanno probabilmente anche la possibilità di partecipare da parte di cittadini, perché appunto, come giustamente fatto notare, le commissioni sono aperte
salvo diciamo particolari occasioni, ma sono aperte ai cittadini e alla cittadinanza pubblica. Quindi assolutamente viene data la possibilità ai cittadini, se vogliono, di collegarsi, di connettersi per assistere alla sezione di commissione. Che io sappia, l'unica cosa che le commissioni che sono state fatte appunto in queste settimane per ora non sono visionabili da parte, diciamo, rivedibili da parte dei cittadini all'interno del sito del comune di Pescia. Adesso non vorrei sbagliarmi su questa cosa, però io non queste settimane appunto, poi come ripeto, ne abbiamo fatta una settimana scorsa, non l'ho rivista sul sito del comune, come appunto le sedute di commissione non vengono fatte di estate mille come invece accade nel sito del consiglio comunale. Okay. Allora faccio, visto che non ci sono domande da parte del pubblico, ne faccio una ultima io. Al di là di questa situazione, dove io capisco che c'è la tentazione dei sindaci che non hanno più il consiglio comunale e l'opposizione, credo che sia umana la tentazione da parte di tutti i sindaci di dire vabbè, non ho tutta questa fretta di avere qualcuno che mi fa interrogazioni, mozioni, ostruzione, tutto il resto. Ma in generale il ruolo del consiglio comunale, una volta gli assessori erano consiglieri comunali, e quindi erano sempre presenti, nei piccoli comuni sono sempre presenti, ma ci sono delle realtà, ho visto il consiglio comunale a Milano, ma probabilmente non è l'unico grosso consiglio dove succede, un assessore che non era presente nel momento in cui si doveva parlare di un tema su cui c'era il suo parere da dare. Difatti gli hanno mandato un messaggio su telefonino per sapere cosa ne pensasse. Al di là di questo, con l'elezione diretta, il ruolo del Consiglio Comunale non sta andando progressivamente a perdersi. Facciamo partire De Chirico. Al di là della situazione coronavirus attuale, dove la cosa è più evidente. Beh, assolutamente Gianni. Consiglio comunale è visto come qualcosa di superfluo, il sindaco non viene spessissimo, diciamo, i temi principali sono il bilancio ovviamente, il piano di governo del territorio, che è il documento più importante per quanto riguarda l'urbanistica e la pianificazione della città, e per il resto ha meramente un ruolo di passacarte, dove la maggioranza non si esprime se non per bocca dei capigruppo, dove se ci sono mal di pancia i colleghi di maggioranza non vengono, escono dall'aula, non c'è un minimo di dibattito. Ho cercato, e tu lo sai bene, che mi pungoli e porti la mia attenzione a temi importanti. Abbiamo provato a discutere in aula dei documenti anche un po' che riguardano la politica nazionale, di etica e quant'altro, e anche su quello c'è stato poco dibattito. Purtroppo le scelte vengono prese altrove e il consiglio dice sì, no ai minuti contingentati. Ormai su qualsiasi discussione i tempi sono strettissimi. Devo dire che anche da parte di colleghi dell'opposizione c'è anche un modo di fare politica che non mi piace, che non mi trova d'accordo, in questo ostruzionismo fine a se stesso, inutile, soprattutto in un'epoca in cui ci sono i minuti contingentati, non ha senso. Eppure, anziché far valere le proprie ragioni con il dialogo e con il dibattito, c'è chi preferisce mettersi di traverso, presentare migliaia di emendamenti col metodo Calderoli che conoscete tutti bene, e quindi insomma gli unici momenti di politica un po' più sopraffina, un po' più ragionata, ormai si limitano solo all'articolo 21, dove
tutti i consiglieri possono esprimersi in maniera libera e affrontare i temi che più gli stanno a cuore. E poi per il resto invece sì, discutiamo magari di mozioni che vengono votate e poi dimenticate nel cassetto, come tu sai bene, ad esempio la cannabis terapeutica, che è una battaglia che abbiamo portato avanti insieme, ma si è arenata, è finita nel dimenticatoio, per cui è anche difficile portare avanti le proprie idee in un contesto del genere. Comunque, chi ama fare politica come me la fa a prescindere dall'attività in aula, ma come sto facendo in questo periodo sul territorio. Magari poi se vuoi mi addentro sull'attività che sto facendo in questi Allora giorni direi dopo. facciamo rispondere su questo Alessio e poi possiamo chiudere con te su quest'altra cosa che vuoi dire, a meno che Alessio abbia da aggiungere. Aveva, come dire, incuriosito il tema che di cui stavate discutendo quando mi sono collegato appunto in riferimento a posso capire a logicamente l'emergenza coronavirus e come si sta comportando la sanità lombarda nel rispondere a questa emergenza. O sbaglio, nel senso, perché No, comunque se vuoi parlare di questo, parla di questo, tanto siamo. sembra che si stava, come dire, Sì, la perché c'era tutto il discorso, diciamo, col fatto che Alessandro ha parlato della discussione fatta in commissione, è uscito fuori il discorso del Trivulzio della sanità lombarda. Lui si può dire che sei vicino a Giulio Pallera. Certo, Quindi, allora. motivo di orgoglio, non di vergogna. Io ho posto un problema che, diciamo, mettiamo, i casi sono due. Al Trivulzio è stata una catastrofe. Ammettiamo che sia stata una catastrofe, come dice il PD. Io pongo il problema che sono andato sul sito del Trivulzio e il direttore generale è nominato anche dal sindaco di Milano e tre consiglieri di indirizzo su cinque sono nominati sempre dal comune di Milano. Allora, io ho detto, allora, se è stata una catastrofe e mi si dice che questa gente non conta nulla, il comune non conta nulla, allora, se ne sono accorti adesso che hanno nominato delle persone che non contano assolutamente nulla, perché, ripeto, come ho detto prima, in una casa di riposo non vengono degli atleti olimpionici nel pieno della carriera, vengono generalmente delle persone che hanno problemi di salute, quindi il tema sanitario in una casa di riposo, non è tanto secondario. Se mi dicono che un consigliere di indirizzo che non sta via gratis non se ne occupa, allora io sui social ho fatto la proposta di stampare dei cartonati e metterli al loro posto. Bella Ovviamente, perché a un certo punto costano anche di meno. proposta. Vabbè, questo è il discorso che si faceva. Poi in realtà poi c'è anche l'altro lato della medaglia. Se invece è andato tutto bene, in qualche maniera delle persone messe lì dal comune che magari hanno fatto il loro lavoro, hanno controllato bene le cose, sono state trattate male in questa vicenda. Sono state disconosciute dal comune che ha nominato. Questo è il contesto, di la tua, ovviamente. Naturalmente, come dire, il tema sta tenendo banco sia sui media e anche, logicamente, essendo noi tutti amministratori di questa regione, Lombardia, e tra l'altro avendo strutture come l'RSA distribuite un po' su tutto il territorio regionale, ad esempio ce l'ha Casa di Riposo più Nietta Gavazzi, che opera da tanti decenni sul cittadino, quindi è un tema, come dire, che ci riguarda tutti da vicino e che ci preoccupa non poco. Io penso, come dire, da quello che mi è parso di leggere, di seguire anche il dibattito che c'è stato, non solo sul Pio Albergo Trivulzio, ma su altre strutture, leggevo ieri dei dati che riguardano più di 1.800 anziani che purtroppo sono state vittime del coronavirus. In strutture lombarde, penso che, come dire, in questi casi, no, frase di rito, però l'amministratore fa il suo corso, nel senso che in primis la decisione di puntare su una persona sicuramente di esperienza sul tema, comprovata esperienza sul tema, come per quanto riguarda appunto la
per far luce, diciamo, su quella che è la situazione dell'effettivo Alberto Trivulzio, sia assolutamente una decisione buona. Dopodiché, come dire, secondo me sono doverose, perché è vero che la Lombardia è stata un po' il centro, il focolaio di questa in Italia e in Europa. È altrettanto vero che però, a parer mio, ci sono state delle diciamo, una sottovalutazione della gravità della situazione, perché poteva appunto come dire, avere a che vedere con le RSA e con le strutture dove si trovano i nostri, dove sono ospitati i nostri anziani. Che leggevo, nel senso, sempre per comparare con i dati della Lombardia, un'altra regione invece come il Veneto, dove ci sono stati, è vero, anche dei decessi, ma sicuramente in misura radicalmente inferiore rispetto a quelli che sono accertati, tra l'altro poi si dice che sarebbero anche ben maggiori. Ho letto di alcune dichiarazioni da parte dei nostri sindaci lombardi, parlano addirittura di stime che vanno dal doppio al triplo delle vittime rispetto a quelle hanno dichiarato. Dicevo che appunto facendo un semplice conto con il Veneto si chiede quanto la Lombardia questa situazione l'abbia subita in maniera assai più grave per le persone ospiti nelle RSA. Quindi sicuramente la necessità di fare luce su quanto accaduto. Io vi dico anche poi personalmente che nonostante Gianni lo sappia, non nutro particolari simpatie per il nostro attuale governo, in particolare per la figura del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che secondo me ha grosse responsabilità anche nel come ha gestito in queste settimane l'emergenza, anche che nessuno si aspettava logicamente una tale portata, una tale gravità, perché ci siamo fatti togliere tutti un po' preparati. Quindi al netto di quelle che sono le mie non personali simpatie per l'operato di questo governo, però penso che, come dire, si faccia bene a chiedere chiarezza e trasparenza anche da parte di regione, soltanto che la sanità è, voglio dire, il principale core business, diciamo, delle attività che riguarda la regione, andando a occupare 60% del budget regionale. Abbiamo visto proprio oggi che è partita una campagna, diciamo, all'interno di diversi gruppi del centro-sinistra, ma non solo lombardo, in cui si chiede addirittura di commissariare la sanità lombarda. Ho letto le ragioni della petizione, no? Queste petizioni che si fanno su change.org, mi sembrano, come dire, le ragioni assolutamente condivisibili. Poi non so se lo strumento del commissariamento sia in questa fase lo strumento migliore da richiedere per passare appunto che la sanità opera meglio. Mi chiedo anche, e qui lo chiedo magari al collega milanese, la struttura sulla quale come dire, sono state fatte donazioni anche importanti, come appunto l'ospedale di Milano Fiera. Io personalmente, ma voglio dire, tantissime persone hanno guardato con fiducia, con speranza anche questo progetto che era stato messo in piedi nelle scorse settimane. Poi in questi ultimi due giorni ho letto che finora anche qui i risultati sono stati abbastanza scadenti rispetto a quelle che erano le aspettative. Ripeto, nessuno vuole, come dire, andare a fare polemiche sterili, soprattutto in questa fase in cui siamo ancora in piena emergenza. Però capire se ci sono e quali sono le eventuali responsabilità su quanto è accaduto, su quanto sta accadendo, penso sia giusto e doveroso, sia nei confronti delle vittime e delle loro famiglie che appunto hanno perso i propri cari in queste circostanze, sia nei confronti di tutti i cittadini lombardi che guardano, secondo me, a ragion veduta, alla sanità lombarda come un'eccellenza in Italia e nel mondo. Ecco, allora, io però su questo... Io sto passando su Facebook per un fan di Gallera. Ma, perché? Gallera candidato sindaco di Milano o di Gallera?
giornale. Di Gallera in generale, perché? Perché quando ci sono queste critiche, io guardo oltre alla critica che viene fatta anche il pulpito. Io, per esempio, posso dirvi anche che posso essere favorevole che venga commissariata la Regione Lombardia. Se mettono Andrea Crisanti, che sta gestendo la sanità in Veneto, io le mie critiche alla Regione Lombardia. In Veneto da domani fanno 15.000 tamponi al giorno perché hanno comprato una macchina che fa i tamponi. Il Veneto ha dei risultati che sono eccezionali, quindi da lì, se Zaia non si sognerebbe mai di dire fate come me, ma se qualcuno dicesse, ti mettiamo come commissario Andrea Crisanti, il mio problema è che quando hai un governo dove un leghista noto di estrema destra come De Luca fa il filmato dove li piglia per il culo per le mascherine e pulisce occhiali che sono arrivate, un anno secondo, prima dovrebbero pensare prima a recuperare tutto quello che c'è da recuperare nel fare il loro ruolo, che non mi è a questo punto chiaro, perché sembra che debba fare sempre tutto la regione. Allora, se non va bene, se deve fare tutto la regione, la protezione civile la sciogliamo, non se ne occupa più e si diano i soldi alle regioni, basta che ci mettiamo d'accordo. E poi dici io vado a commissariare una regione dove ci sono dei problemi, perché se al posto di Gallera mi mettono Borrelli, io preferisco un Gallera che sbaglia a un Borrelli che arriva, perché Gallera perlomeno è sul posto e sa che cosa sta, in qualche maniera ha presente la situazione. E Borrelli è quello che ci sta dicendo che di non mettere le mascherine, quando tutto il mondo ha capito che bisogna mettere la mascherina chirurgica, lui dice, ma sai com'è, non la metto. Adesso magari facciamo rispondere De Chirico, che si è accumulata un sacco di roba. Ma allora, innanzitutto sono d'accordo con Alessio per quanto riguarda il discorso della trasparenza, del rispetto per i morti e per i familiari che purtroppo li piangono da casa e non hanno potuto nemmeno pregarli per l'ultima volta. Sulla trasparenza la Regione Lombardia ha già istituito una commissione che da oggi è operativa, quindi non si vuole nascondere nulla assolutamente, e quindi senz'altro anche quella commissione fatta di tecnici e non di politici arriverà a delle conclusioni. Tra l'altro è stato nominato dal Comune di Milano Gherardo Colombo, quindi io ho fiducia anche in questo organo. Per quanto riguarda il discorso partito, come diceva, dai gruppi del centro-sinistra, da questa raccolta di firme per commissariare Regione Lombardia, è evidente che ci sia dietro una strategia politica del centro-sinistra, ci sta, va benissimo, mi viene da ridere, onestamente, sarebbe opportuno lavorare tutti nella stessa direzione, e non fare come hanno fatto i sindaci, 7 sindaci delle province della Lombardia, che hanno presentato una lettera con le stesse domande che era stata presentata una settimana prima in Consiglio regionale, anziché raccogliere le firme nelle province della regione, sarebbe opportuno lavorare e presentare documenti come stiamo facendo noi dell'opposizione. Poi ragazzi, siamo in democrazia, non ce lo dimentichiamo, gli elettori votano, eleggono, nel caso di Fontana è stato eletto con il 60% dei voti e lasciamoli amministrare, poi ci saranno tutte le commissioni, tutti i processi, tutto ciò che vorrete fare lo faremo e si troveranno le responsabilità. Adesso bisogna lavorare concretamente per risolvere questo problema. Perché che ne dica il sindaco, il carissimo sindaco di Milano, c'è un problema che riguarda la mobilità, perché grazie al piffero che a Pasqua e a Pasquetta la gente che si muove per il 94%, il 95% ha una giusta motivazione legata al lavoro. Basta andarsi a fare un giro oggi o domani per Milano e vedere che la gente va a spasso, fa ciò che vuole, in assoluta libertà. D'altronde il sindaco è quello che ha messo in ferie forzate i vigili che gli hanno chiesto in tutti i modi, in tutte le maniere di poter essere utili alla causa, ma vabbè, questo ci sta.
la battuta, non mi è sfuggita la battuta sul candidato sindaco Gallera, che non ha mai non l'ha mai nascosto, che ha un sogno in fondo al cuore. Lo dicevi prima, Gianni, io sono un suo amico, lo sono dal 2011, sono nel suo gruppo, sono il suo braccio destro, e dal 2014 abbiamo costituito un comitato civico che si chiama Milano Merita. Basta andare su Facebook e andando a ritroso negli anni si troverà che abbiamo iniziato a lavorare nel 2014 a un'ipotetica candidatura. Prima di Repubblica, una settimana prima, lo aveva detto il Fatto Quotidiano, lo aveva scritto il giornale, nessuno ci aveva fatto caso. Quando lo ha scritto Repubblica, evidentemente a qualcuno ha dato fastidio, e quindi da lì sono partite sono partiti gli attacchi mediatici. Sull'ospedale, signori, per fortuna non siamo più così in emergenza come quando fu pensato agli inizi di marzo, in cui ricorderete tutti il governo diede una risposta inizialmente con Borrelli dicendo che i letti li avrebbe forniti la protezione civile, e dopo 10 giorni disse: scusate, abbiamo scherzato, la protezione non ha i letti per la terapia intensiva, arrangiatevi. Regione Lombardia è andata sul mercato internazionale a cercare letti, per fortuna che non abbiamo più una pressione così forte sugli ospedali, e che con ciò che è stato messo in piedi da 750, ricordiamolo perché sembra una roba così, da 750 posti di terapia intensiva si è arrivati a 2500 posti di terapia intensiva. Sicuramente qualcuno non ce l'ha fatta, molte persone non ce l'hanno fatta, a noi va tutta la loro, vanno le nostre preghiere, però tante altre persone, se fosse successo qualcosa del genere in altre regioni non amministrate bene come in Regione Lombardia, probabilmente ne conteremmo molti di più di morti. Per quanto riguarda la sanità... Scusa, Andrò, però riguardo all'ospedale in fiera, io avevo capito che l'avere quell'ospedale, di fatto lo chiamavano il polmone, non era solo una questione di dire, vabbè, se ne arrivano altri in più, li facciamo lì, ma era anche il discorso di liberare le sale chirurgiche che sono state occupate dai letti di terapia intensiva del Covid, perché, certo, come dice sempre Gallera, non è che le altre malattie sono sparite nel frattempo. Cioè, ma infatti si stanno attrezzando. Ricordiamoci che non è che gli infermieri e i medici escono così, proprio perché il governo centrale, ricordiamoci che da 2 anni e mezzo aspettiamo l'autonomia, ma questa è una piccola parentesi, quindi ci sono le assunzioni sono bloccate, fortunatamente sono state sbloccate all'inizio dell'emergenza, perché non c'erano medici, non c'erano infermieri, c'era il rischio che si ammalassero, e anche per quello bisogna ricordarlo, anche per quel motivo probabilmente il contagio è avvenuto nelle corsie di ospedale, perché mancava il personale anche con dei sintomi leggeri andavano lo stesso in ospedale. La riforma della sanità che fu lanciata nel 2016 è stata bloccata, ricordiamocelo anche questo, perché se non c'è una struttura capillare come c'è in Veneto con la famosa medicina territoriale, è anche perché qualcuno all'epoca non volle prendersi la responsabilità della presa in carico dei pazienti, perché sennò oggi probabilmente i medici di base avrebbero avuto qualche potere in più, qualche interesse in più a prendere in mano la situazione. Io personalmente conosco persone che mi chiamavano, mi dicevano: ma nessuno mi fa il tampone. I medici di base lasciavano, anche il mio medico di base lascia la segreteria telefonica accesa tutto il giorno, dicendo che lui riceve le telefonate solo dalle 9 alle 10 del mattino, e ti va bene se ti risponde in epoca normale, figuriamoci adesso. Quindi senz'altro ci sono delle responsabilità, ma le responsabilità vanno trovate a 360 gradi.
tu stai dicendo che comunque l'ospedale in fiera non viene abbandonato, ma c'è un problema di personale, per cui quei 24 che ci sono adesso, non so quanti, diventeranno poi 100-200. Ma speriamo che non. Io posso dirti, speriamo che l'ospedale rimanga inutilizzato, che i soldi, ricordiamocelo, soldi non pubblici ma derivanti dalle donazioni. Non faccio nomi perché sennò mi dicono che sono di parte, 10 milioni da Silvio Berlusconi, su 27 10 Berlusconi, 10 la famiglia Caprotti e il resto donazioni private. Anch'io o con il mio piccolo ho dato un contributo a Regione Lombardia affinché costruisse, realizzasse questo ospedale. Io mi auguro che non servano mai quei posti letti, che venga tutto rimpacchettato. Sicuramente è un ospedale modulabile, quindi non è che adesso è vuoto e rimarrà vuoto tutto, poi ci sono i vari moduli, a seconda dei pazienti verrà allargato o rimpicciolito. Io mi auguro che presto le persone riescano a uscire dalla terapia intensiva e quindi non si debbano neanche usare quei posti letto, o che comunque possano servire a mano a spostare i pazienti che stanno uscendo dalla lotta contro questo virus per essere spostati lì, ecco. Allora, cioè, io leggo qualche commento, così io direi che se hai qualcosa da dire su questi commenti te lo faccio dire e poi chiudiamo con Alessio, che è intervenuto dopo. Allora, a Marin Malandra, il fatto di mandare i malati nell'RSA, in Brianza a Brugheri è successo un casino nella casa di riposo Villa Paradiso, e mi auguro che il Gallera si dimetta, soprattutto per la fiera, uno scandalo solo 12 posti, per un costo di 21 milioni di euro. E questo l'ho appena detto, cioè non sono soldi pubblici, quindi lo scandalo non vedo dove sia, nel momento in cui può essere d'aiuto, nel caso in cui scoppiasse un secondo focolaio, ecco, l'ospedale c'è. Ragazzi, non ci dimentichiamo che il governo ha dato una risposta dopo 10 giorni, poi sono stati cercati i letti, cioè è passato del tempo. Nel momento in cui si è deciso di fare l'ospedale c'era un'emergenza, c'era la gente che moriva, c'erano le ambulanze che restavano in coda 4 ore per entrare nel pronto soccorso. Non dimentichiamoci la situazione qual era un mese fa, non ce lo dimentichiamo, perché poi bisogna essere anche obiettivi e non lasciarsi prendere così dagli umori dei social o di certi politici, di certi giornalisti prezzolati, che querelati peraltro per quello che scrivono, perché si fa il gioco degli sciacalli. Quindi con molta serenità, molta serietà, l'emergenza la vedremo se ci sarà finalmente una fase 2 decrescente. Speriamo che non ci sia una fase 2 crescente, una fase 3 esplosiva, che quei posti letti non servano mai ad ospitare della gente. Quando è stato pensato quell'ospedale, signori miei, se volete è facile, basta andare su Google, vedere i numeri quali erano e forse ci renderemo conto. I morti continuano ad esserci non perché cadono dalle piante, ma perché stanno lottando in terapia intensiva e qualcuno ce la fa, qualcun altro non ce la fa, purtroppo. Vediamo che uso questa funzione. Oh, che bella sta funzione. Quindi leggo il commento di Sgarbi, questo va un po' oltre. Vittorio? No, Guido, è un mio amico. Okay. Quello però che non capisco è, ma se il problema di non riuscire a fare i tamponi sono i reagenti che mancano, non è possibile riconvertire qualche azienda chimica per produrli? E qui faccio un commento io, perché mi sembra che in Veneto siano arrivati a produrseli da soli. Ma mancano i laboratori di analisi, però non è che manca solo il reagente, ci sono 31 laboratori su tutto il territorio lombardo, più di 9.000-10.000 tamponi al giorno non si riescono a fare, anche l'approvvigionamento dei tamponi c'è. Mi ricordo che Caparini disse che in Regione Lombardia nei magazzini 1,5 milioni di
di tamponi. Il problema è che manca il reagente, ma mancano anche i laboratori. Diventa operativa domani una macchina che è stata acquistata una settimana fa, che fa 7.000 tamponi al giorno. La settata Crisanti in università. Quindi, poi uno può dire magari quella macchina non è affidabile, perché effettivamente il Veneto è stata l'unica realtà in Italia che le ha comprate, però diciamo esiste. Sicuramente il Veneto ha affrontato in maniera splendida l'emergenza coronavirus. Regione Veneto ha 4 milioni 800 mila abitanti contro i 10 milioni di Regione Lombardia, ha una rete di medici capillare sul territorio. Quello che dicevo prima, che non si è riuscito a fare il passaggio della presa in carico, anche lì non è che lo dico tanto per dire una cosa, ma basta andare a cercare su Google e digitare riforma sanità Regione Lombardia 2016 e mettere dalla presa in carico e troverete tutti, ci sono gli articoli dei medici, gli stessi medici che oggi criticano quello che è stato fatto da Regione Lombardia, nel 2016 erano contro la riforma della sanità perché non volevano prendersi la responsabilità della presa in carico del paziente, che significava seguire il paziente 365 giorni all'anno, prescrivere gli esami clinici, le medicine, seguirlo con dei report ben fatti ovviamente, che potessero avere il panorama completo del paziente. Questo non è stato fatto, non perché non si è provato a farlo, ma perché qualcuno non lo ha voluto fare. Quindi, se non credete ad Alessandro De Chirico, ripeto, basta andare su Google e troverete tutto. Allora, facciamo chiudere ad Alessio Alberti. Ma posso raccontare una cosa di quello che sto facendo? Che ci tengo perché so che non tutti lo fanno. Allora, facciamo così. Faccio dire l'ultima cosa ad Alessio su questo tema, sì, e poi la tua cosa. Pronto? Sì, però se vuoi raccontare, prego. No, perché chiudevamo. Immagino che se tu hai da rispondere su questo, fallo, così chiudiamo l'argomento e finiamo con la cosa di Alessandro. Se non hai nulla da rispondere su questo. No, ho da rispondere, nel senso che ripeto, assolutamente lontanissimo da me, da noi, il fatto di voler oggi alzare, come dire, polveroni, voler. Dico che. Come è stato giustamente sottolineato adesso da Alessandro, due regioni, tutte e due del nord Italia, tutte e due con un'ottima sanità, perché va riconosciuto che sia la regione Lombardia che la regione Veneto hanno un'ottima sanità, eppure le risposte sono state profondamente diverse, sia nella capacità di risposta, di efficienza, diciamo, del sistema, sia nel saper improntare delle risposte come dire, repentine a quello che era l'evolversi della situazione. Io ripeto, non c'è bisogno di andare a, come dire, risalire chissà quanti anni fa, no? 25 anni di gestione della sanità lombarda da parte appunto del centrodestra, quando sono andato, come dire, a quanto il consiglio mi ha fatto venire in mente appunto adesso il nostro amico di Milano di andare a cercare su Google, a me è venuto in mente proprio questa cosa, perché i giorni scorsi, ricordavo già l'anno scorso quando l'avevo sentito, e poi i giorni scorsi sono andato a riprenderla, il 26 agosto del 2019, quindi parliamo di 6 mesi fa, Giancarlo Giorgetti, che era stato il nostro sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Conte 1, dirigente della Lega, come dire, molto vicino tra l'altro alla figura di Matteo Salvini, aveva detto al meeting di Rimini, no, c'era il meeting di Rimini in cui Roberto Speranza, che poi è diventato ministro della sanità attualmente in carica, aveva, come dire, chiesto a Giorgetti delle informazioni riguardo sui fondi necessari per la sanità, e Giorgetti, vi lascio solo questo commento, aveva risposto così:
Caro Speranza, è vero, mancheranno 45.000 medici di base nei prossimi 5 anni. Ma chi va più dal medico di base? Senza offesa per i medici di base, anche qui presenti in sala. Nel mio piccolo paese vanno ovviamente per fare le ricette mediche, ma quelli che hanno meno di 50 anni vanno su internet, si fanno fare le autoprescrizioni su internet e cercano lo specialista. Tutto questo mondo qui, quello del medico di base, di cui ci si fidava anche, è finita anche quella roba lì. Quindi, come dire, che ci sia purtroppo stata, ripeto, una sottovalutazione, probabilmente derivante anche da un certo credo che negli anni si è andato instaurando all'interno di chi gestisce la sanità lombarda, sulla, come dire, effettiva necessità di andare oltre a quello che era la medicina di base, vicina, ospedalizzata e più vicina ai cittadini, sulla necessità magari di andare a disinvestire qualche risorsa sulla terapia intensiva e sulla terapia intensiva nelle strutture pubbliche, per magari puntare, scelta assolutamente legittima, però ripeto, denota un certo pensiero, una certa opinione sul tema, andare magari a investire su quelle che sono le strutture convenzionate. Poi, come dire, in questo momento di emergenza, in cui, ripeto, nessuno ha la bacchetta magica e nessuno poteva pensare di risolvere i problemi con uno schiocco di dita, però sono andati, come dire, a dimostrare quella che è una grossa debolezza, direi in taluni casi delle forti carenze, che un'eccellenza come la sanità lombarda purtroppo ha. Allora io da cittadino, prima ancora che da amministratore locale in Lombardia, esigo dalla mia sanità regionale, cioè dalla mia Lombardia, nella quale sono nato e cresciuto in questi 30 anni, di avere un servizio che sia all'eccellenza, stante quelle che sono le condizioni. Ripeto, la crisi e le questo mese e mezzo non era da nessuno prospettabile, però secondo me la sanità lombarda, se negli anni passati avesse puntato su altro rispetto a quello che poi si è avuto con le riforme varie che si sono succedute, non da ultimo la riforma Maroni di un anno fa, probabilmente ci saremmo fatti trovare un attimino più preparati e i risultati sarebbero molto più simili a quelli del Veneto e non tragici e disastrosi quali sono quelli della Lombardia in questo momento. Detto questo, ringrazio, visto che poi appunto non, la parola di chiusura, l'intervento di chiusura viene dato ad Alessandro, ringrazio Gianni, ringrazio per chi ci ha seguito in questa diretta questa sera. Il tema è assolutamente interessante, sia quello appunto della presenza dei consigli comunali e degli amministratori locali in questa fase, e poi logicamente il tema di discussione si è portato sul tema della sanità. Mi auguro che ci sia poi la possibilità, ripeto, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di vedere un po' di cose piano piano essere chiarite. Sono contento che sia stata istituita questa commissione a livello regionale, si vedano un po' di risposte ai tanti quesiti che i cittadini lombardi si sono posti in queste settimane così difficili per tutti noi. Ok, grazie a te. Grazie. Saluto e chiude Alessandro. Sì, saluto Alessio. Sì, una piccolissima replica sul fatto che la sanità lombarda non sia un'eccellenza o qualcosa da ridire, perché voglio dire, sono venuti fino all'altro ieri, fino a prima che scoppiasse questa emergenza, persone da tutta Italia a fare esami clinici, a operarsi in Regione Lombardia. Non è che adesso la sanità non è più un'eccellenza. Meno male che quello che è successo, non sarebbe dovuto succedere, ma è successo in Lombardia e si è affrontato più,
direi discretamente, è chiaro che ci sono stati la metà dei morti che rispetto all'Italia intera, ma Regione Lombardia è anche il doppio per popolazione rispetto a Veneto, 4 milioni e 800 mila abitanti, Emilia Romagna 4 milioni e 300 mila abitanti, quindi insomma voglio dire i numeri proporzionalmente sono lì, ribadisco. Anche in alcuni pa paesi come l'Inghilterra, dove la sanità è senz'altro migliore, o come la Svezia che oggi vive un dramma, non mi pare che la situazione sia molto migliore, e la chiudo qui. No, volevo raccontare quello che sto facendo per chi ci ascolta, perché comunque credo che anche i colleghi, sicuramente i colleghi che sono intervenuti stasera, lo stanno facendo. Noi purtroppo parlavamo di consiglio comunale, il tema della serata doveva essere il lavoro del consiglio comunale, dei consiglieri comunali. Poi abbiamo parlato di sanità, ma va bene, ci sta, è il tema principale che riguarda tutti. Io come consigliere comunale purtroppo avrei voluto fare di più, ma per cause di forza maggiore sono bloccato a casa. Mi sono dedicato molto all'informazione dei miei concittadini, facendolo in maniera seria, non politicizzata, e Gianni spero lo possa confermare perché riceve i miei messaggi. Ricevo sul mio WhatsApp sempre da te i decreti. Esatto, anche credo che sia importante il nostro ruolo di consiglieri comunali per dare informazioni. Io ho nella mia rubrica 2800 numeri di telefono che sicuramente sono cresciuti perché questi miei messaggi sono girati. Io li firmo tutti perché è un modo di dire: attenzione, qualcuno mi può chiamare per verificare la notizia. Perché ad esempio stasera ho mandato la fake news di questo decreto, di questa ordinanza pubblicata su carta intestata di Regione Lombardia, che dava delle date di riapertura, addirittura 5 ottobre 2020, la possibilità di spostarsi di regione in regione, quindi è evidente che bisogna fare anche questo tipo di attività. Informare correttamente i cittadini, perché oggigiorno attraverso i social network, Facebook e WhatsApp in primis, si ricevono tante di quelle bufale e la gente non sa come comportarsi. Qualche associazione mi ha regalato delle mascherine, le sto consegnando mano a mano ai cittadini che me le hanno chieste, perché è evidente che c'è difficoltà nell'approvvigionamento. Con degli agricoltori calabresi che mi hanno contattato, abbiamo regalato all'ospedale Niguarda due bancali di arance. Quindi stiamo cercando di fare questo tipo di attività che è quello che ci chiedono i cittadini. E guardate, bisogna farlo a prescindere dal colore politico. Io sto facendo comunicazione in maniera assolutamente trasparente, do comunicazioni del Comune di Milano, do comunicazioni di Regione Lombardia, non mi interessa il colore politico, mi interessa essere un punto di riferimento per i cittadini che in questo momento sono smarriti, che chiedono solo concretezza al fumo che viene dato molto spesso un po' dai giornalisti, giornalai, un po' da, scusami se lo dico così sul finale, a un governo che fa tante parole, dice tante parole, ma pochissimi fatti, e quindi la gente vuole concretezza. Va bene, non ci sono altre domande? Aspetta, non ti sento. No, non sto parlando. Ah no, avevo visto che. Ah no, Guarda. perché sì, stavo guardando i commenti sul Facebook e lì il segnale è in ritardo di qualche secondo. Allora, come ho detto altrove, i tempi quando si sta su schermo devono essere più brevi perché ci si brucia gli occhi, quindi dato che è un'ora e mezza.
Chiudiamo qui, ti ringrazio quelli che hanno partecipato, a Francesca, Alessio e te. Grazie a te Gianni. Facebook, ho cercato di sostituire l'assenza di incontri di questo tipo. Chi ha voluto essere qui e chi guarderà il filmato potrà assistere a un dibattito dove, poi al di là della sanità, comunque di consigli comunali ne abbiamo parlato, che ripeto, è un tema che... Sì. Una bellissima iniziativa che, se vorrai ripetere, mi farà piacere parteciparvi. Però io ti posso già dire che venerdì prossimo facciamo una cosa culturale su Sciascia e Manzoni. Martedì prossimo, se tutto va bene, facciamo una serata sulla città metropolitana. Ah, bene. Però poi capirai che non posso sempre coinvolgere. No, sempre. No, ma ci mancherebbe. Dopodiché. E poi la prossima sarà un dibattito, però fisico, che organizzeremo insieme al CAM Garibaldi o in qualche altra struttura comunale. Speriamo quanto prima. Anche se è vero una cosa, in realtà voi avevate fatto un consiglio comunale con il distanziamento. Non è una cosa così impossibile. Capisco che ci vorrà del tempo. No, si potrebbe fare tranquillamente. C'è anche una sala commissioni abbastanza grande, dove eventualmente qualcuno di noi potrebbe andare, collegarsi in streaming. Quindi si potrà fare. Io mi auguro che si possa fare quanto prima. Ok, grazie a tutti. Buona serata e buonanotte.